Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi, da come potete vedere, siamo qui con un nuovo videolotto, bello potente e bello pesante. Vi faccio un piccolo spoiler: più avanti uscirà un videolotto che non ha assolutamente senso, ci sta pure roba da CP, ma vedrete. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio della storia. Non c'è niente paragonabile a Fantasia Store, né Ikea, né Media World, niente. Fantasia, best negozio, ovviamente per acquistare trading card game, Funko, Lego, giochi da tavolo e tanto altro ancora. Quindi se volete supportarmi e ovviamente avere uno sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jackstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese di Yugi e ovviamente One Piece, best gioco di sempre, dopo ovviamente Yugi. Quindi se volete ovviamente supportarmi anche lì, referral link e codice sconto sempre in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto, ragazzi. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, andiamo a vedere cosa mi è arrivato. Allora, ragazzi, la roba è tanta. Ovviamente c'è anche un po' di palta nel mezzo, ma ragazzi, non è un videolotto senza palta. Quindi io inizierei da quella roba lì e poi mi sposterei probabilmente sulla roba più ciotta, perché se non c'è roba interessante qua... è stato un po' un mezzo scam, eh? Partiamo con il primo box. Allora, abbiamo roba di Maze of Millennials, che non è male. C'è la robetta interessante, c'è la roba ovviamente Rescue Ace, gli immortali. Vabbè, vediamo un po' cosa c'è di preciso perché non me lo ricordo bene. Ok, facciamo pulizia ragazzi. Partiamo. Qua vedo tutta roba abbastanza normale. Sarebbe bellissimo beccare un idrante, che solo quello... sono già 4 euro, vabbè. Alla fine, Multifaker ci sta, tutte le comuni Rescue Ace. Qua, se non ricordo male, non c'era una rara interessante. Dico, rara decente, come un droll. Dovrebbe essere, boh, immondizia? Spero di no. Spero ci sia qualcosa in... Wow, Jet Synchro, best carta del set. E vabbè, primo... mezzo mucchietto, abbiamo capito che non c'è sta un cazzo. Poi andiamo col secondo, abbiamo Estinguere, doppio guerriero e vabbè, un altro Multifaker, avremo tipo quattro basi Altergeist, protocollo. Vabbè, almeno quelle, eh. Allora, no, manco una foil, è emergenza, vabbè. Ok, ok, qualche cartina numero, un altro jet e... ok, abbiamo capito che da qua... non si tirerà fuori un euro. Poi, abbiamo un'altra... scatola di un set Pote. Qua dentro spero non ci siano le comuni di Pote, se no mi taglio la gola. Ok, ok. Per un secondo mi sono sentito male. Pensavo veramente di avere altra roba di Pote, che ce n'ho caricata una roba infinita. E quindi vabbè. Allora, qua abbiamo Lob Reprint, che alla fine ci sta perché... e vabbè, abbiamo capito che... No ragazzi, questo qua c'è pure Pote. Era un fake. Ci sono tre carte Lob e poi tutto Pote. Allora, Carbonara, il Mieticarte. Ok, qua può essere che qualche rara interessante, anche comune, la troviamo. Però è tutto un mix. Vabbè, la roba di Pote andrà diretta nel camino, perché ovviamente non ci faccio niente. Il resto già potrebbe essere un pochino più interessante. Almeno, che ne sai, c'è qualcuno che si vuole fare i set vintage reprint e per spendere poco, almeno... ho quasi tutto. Allora, andiamo avanti e ignoriamo quello che è successo prima. Allora, sì, qua tutto Pote, ragazzi. Forse era meglio tirare sulle comuni di Maze of Millennials, eh. Avevano più senso nel pratico. Almeno Rescue Ace è decente. Le comuni di Tier, diciamo nel 2024, non è che siano la cosa più vendibile di questo mondo, eh. Allora, qua sono carine. Questo dovrebbe essere l'Odd. Oh, Mago delle Acque. Bello. È un pool. Poi vabbè, il draghetto, altra roba di Pote. Vai, schippiamola veloce. Tanto non vedo foil. Non credo ci sia una Starlight così a caso in mezzo. Tanto per farmi contento. Toccherà a me caricare quella roba. Oh, guardate un po' le altre comuni da Lod. Allora, Lob, no, Lod. Lod è Legacy of Darkness, se non ricordo male. Invece questo è LDD. Abbiamo qua rimuovi trappole, Sogen, Lande. Vabbè, tutta roba abbastanza normale e tranquilla. Tanto, non... cioè, ragazzi, toccherà a me caricare sta roba. Almeno le common vintage stanno a qualcosa. Cioè, hanno del valore.
oppure le carte common di set successivi, tipo, boh, esempio PMT, ha roba interessante. Se non ricordo male c'è Drago del Tuono, che effettivamente, giocandosi in retro format GOT, ha un suo valore. Oppure il Panda. Il Panda è una comune, ma anche quella interessante. Oppure Riccastro Goblin è interessante. L'Obba ha solo le foil interessanti, quindi quando vedi sta roba, tu dici, ma scusa, perché l'ho acquistata? Che ci faccio? Ah, tipo questa, è short print. Però è short print nei set vecchi. Konami, tipo, nei set nuovi non le ha messe. E quindi così, è un po' una merda. Ragazzuoli, qua qualcuno non ha lasciato il like, il commento e l'iscrizione, dai. Vi do 5 secondi per farlo, Sì, bravi. Ora continuiamo col video. Allora, abbiamo poi, le bustine di mamma. Le bustine di mamma, un euro di bustine. Allora, dai, altre comuni, oh, bello, servitore del teschio, mio padre. Poi, vabbè, il resto, tanto lo conoscete. Carta più interessante in, boh, 3 box di comuni, questa. Top! I plus che mi faccio, grande. Incredibile. Una Lina e poi altre comuni. Considerando lui, spero ci sia anche il suo amichetto livello 1, che mi sfugge il nome, che entra special, che si giocherà a settembre. No, ad agosto, però vediamo. Allora, altre carte. Qua vedo delle sleeve. Però queste sleeve non mi danno molta fiducia, eh. Allora, abbiamo lo Structure Deck Cyber Drago Rod. Questa da RDS in prima. Questo è un pool decente e ci può stare. Sta roba modern, ok? Wow, cazzo. Questo è un Yami vero. Che questo è interessante. Ragazzi, ci rendiamo conto su cosa sto facendo le pulci? Mi sto mettendo... i monaci evocatori. Idra rettiliana. Wow, incredibile. Poi vabbè, questa è roba sfondata. Questa è sfondata. Top, dai, abbiamo trovato 3 carte interessanti che si caricheranno a 2 centesimi su Car Market. Allora, qua penso ci sia qualcosa interessante. Qua credo ci sia qualcosa interessante. Quindi le mettiamo da parte, che ce le vediamo alla fine. Qua vedo qualcosina di vintage. Perché, ragazzi, le carte vintage hanno un altro colorito. Guardate un po'. Queste potrebbero essere carine. Qui c'è un deck box invece. Spero che ci sia altra roba. Qua ho visto una cartina interessante. Ho visto una cartina molto carina. Ma allora andiamo a vederci prima questo. Allora, questo è tutto la scatolina dei mazzi di Yugi. Questa è carina. Dai, qua dentro ci potrebbe essere roba interessante. Ci dovrebbe essere un'anfora della realità. Falta, vabbè. Abbiamo finito, qua roba da questa, se fossimo stati l'anno scorso, poteva essere una carta da 5 euro. Invece adesso è una carta da 2 centesimi. Odino mezzo carino. Poi abbiamo anche MRL. Là dentro ci dovrebbe essere qualcosa. Posso credere? Non ci credo più. Grande. I soldi che partono. E qua niente, altre carte da Lob. Allora, questa è roba un pochino più vintage, quindi posso aspettarmi qualche cartina carina qua. Quindi andiamo un pochino più piano. La Giara, che questa non è male, sempre per retro format. Anziano, incantatore, cerbero, labile, soldato. Vabbè, tutta roba abbastanza normale. Beh, breaker interessante per GOT. E spade pure. Carta consonanza se possono giocare. Tifone con la rarity, vabbè, già. Anche questa, ma... Ragazzi, è uscita la rarity. Richiamo. Ritorno totale. Polimerizzazione anche, ci può stare. Emergenza, controllo avversario. Cioè, carte piccoline che hanno tipo un valore di 25 centesimi e non 2, ci stanno, che alla fine sono tutta roba, cioè è tutta roba da mettere a mucchio. Drago fotonico. Eccola, ecco, questa volevo. Questa è una carta da 2 euro, ragazzi. Finalmente, ogni volta che viene ristampata, questa sta a 2 euro. E a me va bene, nel senso, chi so io per svalutarla. Tributo torrenziale, anche questa cartina onesta. Abito, lila, anche se comunque l'hanno reprintata. Cioè, la reprinteranno più avanti. Poi abbiamo Drago Miraggio, Drago Neo Tempesta, Scambio Illuminato, Forza Riflessa, vabbè. Non stava un cazzo, però ci sta. Controllo della mente, va bene. Catena Demoniaca, anche questa non è male. Ragazzi, questa quando uscì da DPF, vabbè, il suo pacchetto originale dove usciva Super, praticamente io sbustavo solo questa. E da come ho scoperto in seguito era una carta buona, come anche Lancia Proibita. Io all'epoca le sbustavo e le davo via per 5 euro. Probabilmente ci ho smenato tanti di quei soldi che solo io lo so. L'unica cosa è che, ragazzi, erano altri tempi. Car Market non so se esisteva già all'epoca, ma non credo. Probabilmente esisteva.
Sai che no, non lo so. Mi sa di no. E quindi era un po' a sensazione i prezzi, cioè facevi come te pare. Non esisteva un prezzo vero. Poi chi di voi ha qualche anno più di me o all'epoca era già più studiato mi saprà dire meglio, però all'epoca non lo usavo. Allora, qua cos'è? Qua vedo un bel cofanetto di altri comuni, no, ragazzi. Io non mi ricordo manco quanto l'ho pagata sta roba. Io spero di non averla pagata troppo, perché attualmente veramente tiravo su. Qua ci stanno delle foil. Azz. E allora lasciamole per dopo. Tiriamo su sta roba qua che è modern. Tanto la roba modern comune. Ho visto robe interessanti. All'anello della distruzione. Nulla attacco. Il virus. Onesto. Avamposto. Controllo avversario carino. Ok, hangar unione. Visto i nuovi supporti XYZ va benissimo. Poi vabbè, Peten abbiamo. Dai, dammi. Ecco, corti loro. Vediamo se troviamo qualcos'altro di carino. Dai, su, forza riflessa. Dai. Questa mai vista, vabbè. Di curivi, tipo, ce n'ho almeno 50, solo in questo box. Poi, dai, su. Oh, catena demoniaca. Carina. Richiamo del posseduto. Dai, su. Curibo, i gadget. Secondo me qua, un'altra anfora. Vabbè, polimerizzazione, adesso non metterò tutte le polimerizzazioni da parte. Tanto gli darò un'occhiata anche più avanti. Allora, ok. Diciamo, pensavo peggio, Almeno non è roba modern da pote. E queste, ragazzi, furono le ultime parole famose. Infatti qua ci sarà solo pote. Allora, e il Waboku. Questo è SDCR. Non è male. Un Cyber Drago. Piccola chimera. Ruggito, anche questo interessante. Ok, un po' di roba. Belli questi. Questi a structure sono tanta roba. Questi carini. Cane di fuoco Flambel. SD, SB. Non mi ricordo. Considerando quello che stiamo vedendo è dello structure tech Salamagna. Quindi bene. Ok. Poi qua altra roba da Lob. Però, vabbè, non c'è niente di carino. Mettiamo via. Diciamo attualmente ci stanno delle comuni mezzi interessanti. Vediamo qua, visto delle fusioni. Ok, il drago metallico. Poi guerriero carbonala e cattura draghi. Boh, ragazzi, cattura draghi se la volete da Lob mi sembra, o PMT. Lob, in prima edizione NM costa una fracca, perché non si trova. Era pure short print, ragazzi, disastro. Allora, andiamo adesso con le foil. Abbiamo un guardiano Ethos, 107, ala nera. Vabbè, questo è un po' de bulk, Però almeno è foil. Dispositivo da Yok, questo è carino. Reliquia. Però dai, YGLD. Dai, va bene. Spero ci siano tutti i pezzi che tipo stanno a 2 euro l'uno. Spade rivelatrici. Ma anche questa è simpatica. Questa è carina. Dai, ok. Ok. Sto bulk sta tirando fuori qualche gioia. Io spero veramente di averlo pagato poco perché non c'è. Questi è carini. Questi a structure deck, tanta roba. Anche se comunque. No. Allora, più che altro perché quelli da LCKC li sto vendendo tutti, quelli, quindi anche questi faranno un bel volo. Comungus, anche questo carino. Doriado, grazie alimentare. Ma chi l'aveva mai vista sta carta? No. Poi duplice attacco. E vabbè, il resto. Questa se fosse stata messa meglio me la giocavo io in giro. Però, come si dice, la vita è ingiusta. Allora, tiriamo fuori questo, dai. Ce voglio crede. È roba un pochino modern. Allora, richiama il mietitore. Capo espiatorio. Beh, dai. Dimmi che questa è tutta rarity. Dai. Sì. Ok, vedo cartine oneste. Spero non ci sia un barone, se no moro. Legge oscura secret. Coda favola. Araldo carinissimo. Dispositivo. Giara. Dai. Ok. Il bulk rarity, ammetto che è stato onesto. Ci sta, mi piace. Poi abbiamo un po' di foil. MZMI, turbolenza, speravo nell'altro. Poi, ok, gli altri pezzi li abbiamo trovati. Non tutti, speriamo di trovare anche gli altri dopo. Poi la tartaruga UFO. Vabbè, fusione miracolo. E niente. Vabbè, dai, stiamo iniziando a andare un pochino meglio. Almeno se tira su qualcosa. Mamma mia, sta roba ha visto sicuramente tempi migliori. Allora, abbiamo profeta cristallo. Mettete a fuoco. Allora, cyberginnasta, fiamme. Tornado di polvere, anche quello carino. Ecco, una tempesta potente che ha visto sicuramente giorni migliori. Il ragazzo me ne aveva chiesta una, ma non gli posso proporre quella roba. Cioè, un po' mi vergognerei, considerando che mi sa che non è manco giocabile. Allora, lo spirito. Dai, su. Armatura sicurezza. Questa l'hanno ristampata nella rarity. No, era nel set di Speed Duel che da noi non è arrivato. Questa ha palesemente dei problemi. Cioè, qua, la stampa era finita. Oppure è stata al sole.
Vabbè, un'altra armatura. Poi dai, dai, qualcos'altro di carino. Beh, drago mascherato ci può sta. Poi vabbè, dispositivi. Vabbè, c'è un po' di roba retro format alla fine, che non fa mai male. È tutta robetta che onesta, però non abbiamo ancora trovato il pool decente. Poteva essere questo, ragazzi. Però qualcosa mi dice che cazzo gli hanno fa. Ragazzi, questa era una carta numero. Questa la tenevano i bambini e ci credevano su ste carte. Com'è possibile che sia messa così male? Potevano essere soldi. Potevano. Ma non lo so. Poi vabbè, dai. Sorvoliamo al Sarango Magico. Lui, carino. Tipo ha palesemente aperto la Rarity. Vabbè, qua altra roba di Lob e roba a caso. Forse dalla prossima volta dovrei comprare roba più decente. Però è tutta roba che mi fa mucchio. Anche non comprare carte sfondate con gli angoli mangiati. Potrebbe essere una buona idea. Baratto. Baratto non sta nella Rarity. Inizio a avere i dubbi su quello che c'è lì dentro. Perché ci hanno messo talmente tanta roba spicy a caso. Questa è bella. Questa mi serviva. Che alla fine, boh, non si capisce più niente. Controllo avversario sì. Sarcofago sì. Però no, baratto non c'era. Meglio così. Allora, andiamo avanti. Vabbè, direi che stiamo a parlare. Vabbè, famo finta di niente. Calice. Calice è sempre top. Poi Gembara. Altra roba Breaker. Stregone del caos. Almeno stampe vecchie, che la roba nuova sta poco. Però ragazzi, armatura Sakuretsu comunque non è proprio una carta bulk, cioè è una carta che sta a 50 centesimi. Però dici, nel dubbio non si schifa. Kaiser, un altro baratto, top. Tornado, Deskbot. Dai, dai, su. Beh, forza riflessa. Tornado di polvere. Ecco il sarcofago d'oro che mi hanno ristampato. Top, grazie mille Konami. Comunque, ripeto, non è ancora uscito un pull bello hard, eh. Vabbè, questa è tutta cosa, roba a caso. Serve qualcosa che alza un po' il livello. Però veramente era tutto bulk. Valkyrian, mago, buco nero. Ecco i pezzi che mancavano. Una maga nera, onestissima. Ecco le altre divinità che ci stanno. Sto Mobius che, sì, sto Malicius che ha visto momenti migliori. Anche se comunque era un'ottima carta, perché sta roba NM dovrebbe stare sui 15 euro. Che palle, che palle. La roba dell'LCKC, no, LCYC mi sembra. LC, JW, sì, mi sto confondendo di set. Costicchia, Però, ok. Allora, abbiamo anche un gioco del coniglio, che questo, vabbè, l'hanno sbandito e quindi è salito. Catena, poi, vabbè, un'altra armatura, tartaruga piramide. Carica, onesto. Carta della Rarity, ma va bene. Poi abbiamo Salamagna rotante, che avete già visto. Ragazza maga nera. E un po' di cose molto spicy. Totalmente inutili. Bene. E anche questo ce lo leviamo. Mancano adesso i vari deck box, che potrebbero riservare delle gioie. Vabbè, qua c'è carte imbustate. Beh, qualcosa qua ci deve pure essere. Allora, abbiamo un buco trappola, Sword Shield. Poi vabbè, queste a caso che non ci servono. Rubina. Rubina, tanta roba. Questa carta sta a 3 euro, tipo una roba del genere. Top! Ragazzi, questa? Cioè, Flander, mazzo più forte del formato. E le rare, mazzo più forte del formato. Mazzo forte, sempre. Facile da giocare. E queste cose sono state stampate poco all'interno dei team. Quindi, praticamente, ragazzi, sta roba non si trova. E ovviamente, rispetto a tutto il resto, è la carta che costa. Quella e Eglen. Poi abbiamo un Inferno Secret. Vediamo in che condizioni è. Abbastanza discutibili, Poi abbiamo uno Zexal, carina. Apollusa, che è stata ristampata ovviamente. Poi abbiamo una Mascherena, che è stata ristampata ma non con quest'artwork. Unicorno, anche questo carino. Dueller, ristampato ovviamente. Sinistri Giochi dell'Ombra, che mi sa che ce ne sono due, top. Poi Shadow Hedge in americano, buono. Tre abilità risolutiva, una ultra, una gold e una comune. Tanto per farsi il playset. Sto coso con Obelisk Starlight, quindi, Starlight Quarter. Poi vabbè, Senju, Gellisea, Asha. Poi vabbè, carta a caso, vediamo. Token inutile. Poi abbiamo Reame, carte a caso. No, qua non credo ci sia altra roba interessante. Ce la siamo giocata tutta. Impossibile trovare roba decente qua dentro. Cioè, decente. Possibile trovare roba. Allora, abbiamo un Ruddy Rose Dragon, che ok, drago rosa nera con la scritta colorata. Wow, questo è inutile. Distrutto. Allora, Bulbo Luminoso e Scarabeo.
tutte e due super ristampa. Poi abbiamo questo Hero Spirit, che dovrebbe essere American. Condizioni brutte, però è veramente carina. Ma mettiamola qua, facciamo finta che sia una carta interessante, poi si vedrà. Abbiamo un po' di Kaiju, catena demoniaca, boh, 6 struttura beta, carte a caso, Segugio, boh, un Sangan, o il pendente, sarcofago, cose a caso, io boh. Un Avramax, questa è in giapponese, un Trishula, che comunque è carino, questa vabbè è Palta. E vabbè, dai, detto questo, passiamo adesso alla roba credo interessante, perché ragazzi partiamo già bene. Abbiamo un Falò e abbiamo anche Rollback. Abbiamo due Rollback. Diciamo queste tirano su un po' la situazione attuale, perché diciamo non era andata benissimo fino ad ora. Ok, poi qua abbiamo roba L'occhio dell'illusione. Ho visto un qualcosa che penso sia Dexoia. Aussa, Nipote, Verna Silfide, Dragutopia, Circolare, Spirit, Murena dell'Avarizia. Abbiamo un contatto preferito, che questa qui tipo sta a 8 euro, 8-10 tipo. Murena, Spirito, Circolare, vabbè. Andiamo avanti. Vabbè, i rollback l'abbiamo visti. Braccio destro e braccio sinistro, poi abbiamo anche la gamba. Ok, abbiamo tanta roba di Rob. Gaia, il cavaliere, guardiano celtico, anatema, elfo, insetto, drago tricorno, anche questo molto carino ma non sta troppo. Lo spadaccino di fuoco, poi polimerizzazione, forza riflessa. Bene, due anfore della vita. Ray Jackie, non più sovrano scuro quarter, questa è bellina, dovrebbe stare sui 18. Alfa, buco trappola, un altro Ray Jackie, dai. Vabbè, un'altra anfora. Poi, vabbè, lo structure deck. Bellissima questa. Poi rivalità. Sì, no. Rivolta. Poi prosperity, nadir. Ragazzi, ogni tanto mi prende male quando vedo determinate cose. Sì. Sono cose che mi sono rimaste sul gruppone e non sono riuscito a vendere. Sepoltura sciocca. Cioè, non è che non sono riuscito a vendere. Non sono riuscito a vendere perché sta roba nel pratico mi era rimasta un po' lì in sordina. Mi ero dimenticato cosa ci fosse dentro. E è andata un po' a merda. Capita ogni tanto. Sai, quando c'hai 1,5 milioni di carte, può capitare che qualcosa ti sfugge e non riesci a piazzarlo in tempo. E quindi te la prendi un po' nel culo. Fortuna, vabbè, Barone stava a 4 euro. È ok, abbastanza sti cazzi. E per le Reine un po' di più. Però mi sembra che già all'epoca era scesa, perché si sapeva della reprint e stava sui 15 euro. Adesso sta a 4. Però avendola pagata di meno, la rimessa su sta roba è veramente minima. Comunque, ripeto, per le Reino è una carta incredibile. Non ce l'avevo in mano da quando ho sbustato il case di Poe. Ed è tornata a casa, mettiamola così. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento, ovviamente, cosa ne pensate di questo lotto, se vi serve qualcosa e ovviamente se ne volete un altro. Soprattutto quello con le carte da CP. Quello sono curioso di sapere quanti di voi sono interessati a vederlo. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!